del secondo tempo. Il problema è che abbiamo qualche assenza, quindi dobbiamo un pochettino voglio dire, sopperire a queste mancanze. È chiaro che a lungo andare un po' fisicamente cali. Penso che abbiamo fatto una buona partita, ci concediamo delle distrazioni puntualmente, come dire, le paghiamo. Il Latina ha tenuto fino alla fine perché col portiere di movimento sul 4-3 avete avuto un paio di volte la palla per... Abbiamo avuto tre occasioni col portiere di movimento, però se non fai gol, voglio dire, probabilmente in quella fase c'è un po' di conciliazione, c'è fretta, quindi non riesci a gestire bene alcuni istanti, ma anche giustamente perché mancava pochissimo alla fine, 50 secondi, un minuto, non mi ricordo mo con precisione. È chiaro che c'era fretta, quindi abbiamo un po' subito, in quel frangente abbiamo un pochettino subito qualche contrattacco che andava gestito in maniera diversa, però ci sta, eravamo alla ricerca del pareggio, l'abbiamo mancato di un soffio in tre occasioni. Pazienza, gira così, girerà prima o poi. Tornate l'ultima, tornate a casa con più soddisfazione per comunque una prova positiva oppure rammarico di non aver fatto? È difficile parlare di soddisfazione dopo una sconfitta, voglio dire. Potevamo fare qualche cosina in più, però è un momento che gira così. D'altronde le partite si decidono in alcuni frangenti, in alcuni istanti. Faccio l'esempio di Battistoni il primo tempo, dove probabilmente andava gestita in maniera diversa anche da parte della terna arbitrale, perché o in quella circostanza o chiami il fallo oppure ammonisci per la seconda volta Battistoni, ma sono frangenti, partite, sono momenti della partita dove sono episodi che possono girare a favore o contro. Oggi, come in altre partite, ci stanno girando un po' contro, però noi continuiamo a lavorare, lo stiamo facendo in maniera esemplare durante la settimana, continueremo a farlo e sicuramente cerchiamo di recuperare qualche infortunato in modo da avere maggiore scelta nelle rotazioni. Dobbiamo un pochettino gestire questo frangente di campionato che gira un po' negativo. Quanto si è sentita la mancanza oggi? Più che mai credo che la mancanza di un cambio in più, perché alla fine eravamo un po' contati per gli infortuni, per la squalifica che mi hanno dato a me, più per girare un po' di più la squadra, avere un po' più di fiato. È stata una buona prestazione in generale, però secondo te cosa è mancato alla fine per non essere riusciti a fare tutto? Sì, abbiamo giocato bene, abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo avuto delle occasioni pur difendendo bassi, però come ha detto il mister prima, gli episodi stanno contando un po' in contro di noi, per il fatto lì della seconda munizione, poi sbagliamo i gol davanti alla porta, come vengono, fanno calcio in porta, la palla entra, allora un po' sta girando tutto storto, però dobbiamo continuare a lavorare e sperare in giorni migliori. Siamo solo all'inizio, però si sente di fare un piccolo primo bilancio di queste 5 partite, aspettare qualcosa di più a livello classifico? Sì, sicuramente, non solo noi giocatori, come la società, gli obiettivi sono altri. Le cose non stanno girando a nostro favore, speriamo di prima possibile cambiare rotta e stare nelle parti alte della classifica. Iniziamo al mister, intanto complimenti per la vittoria. Ieri c'eravamo visti qua, parlavamo del fatto che c'era stata una partita pochi giorni fa e che le energie potevano essere un po' ridotte. Mi sembra che oggi le energie poi alla fine ce n'erano, no? Sicuramente è stata una squadra che il merito va soprattutto a loro, perché giocare una partita dopo tre giorni con la squadra forse più forte d'Italia è stato un dispendio fisico e mentale incredibile e oggi si è visto. Insomma, soprattutto a livello mentale, perché la squadra non era lucida, non faceva le cose giuste, però poi alla fine loro stanno facendo qualcosa di assurdo, perché abbiamo cominciato il 7 agosto ad allenarci e a tutte le amichevoli siamo sempre numericamente questi.
quindi il merito in questo momento è tutto loro. Gli faccio i complimenti perché venire fuori da una gara così complicata, con questa mentalità, con questo anche modo, cioè, alcune volte di saper soffrire, di far gruppo, è una cosa che ci rende veramente orgogliosi. Quando il Napoli ha realizzato il terzo gol ha avuto un po' il timore che potesse arrivare il pareggio, comunque era convinto in qualche modo che poteva succedere? Allora, quando una squadra mette il portiere in movimento può succedere di tutto, no? Puoi farlo, puoi prendere il gol. Noi prima del gol del 4-3 loro, 5 secondi prima avevamo preso un palo clamoroso, quindi lì la partita poteva essere chiusa. Normale che poi loro, un po' la stanchezza nostra, un po' la loro bravura, sono riusciti a riaprire la partita. Poi è chiaro che poi tutto può succedere, così come noi abbiamo sbagliato 3 gol per chiudere la partita, anche loro hanno avuto forse l'occasione del pareggio, quindi lì poi sono anche gli episodi che indirizzano il risultato. No? Per Lucio, partiamo dal gol, quello al volo. Studiare l'allenamento? Sì, siamo riusciti a segnare su una palla ferma, abbiamo fatto i movimenti giusti e siamo riusciti a segnare. Penso è stato il merito anche di Rosati e Arnaldo, che hanno fatto le cose in tempo e siamo riusciti a segnare. Soprattutto all'inizio siamo stati un po' in difficoltà, aspettavate una partenza così lanciata da parte loro? No, la realtà è che in 6 giorni abbiamo fatto 3 partite, quindi quando la partita si è messa in difficoltà, si è messa difficile, loro hanno preso un pochino più di fiducia e là siamo stati un po' in difficoltà perché l'abbiamo sofferto abbastanza. Poi abbiamo tirato fuori il coraggio e il gruppo ha cercato di dare il massimo e alla fine una volta ci ha girato per noi bene. Penso che possiamo giocare molto, molto meglio di questa partita, però l'importante oggi era fare dei punti. Poi dovevamo giocare bene, oggi penso che possiamo fare molto di più di quello che abbiamo fatto oggi, però dobbiamo essere consapevoli che dopo la partita che abbiamo fatto martedì era una cosa che ci aspettavamo, non stare tanto lucidi. No? Per Yuri, a livello di testa, soprattutto quanto conta questo risultato? Ma sicuramente ci ripaga un po' di quello che avevamo perso martedì, perché sicuramente almeno un punto ce lo meritavamo. E fa morale e niente, adesso non resta che reintegrare tutti i ragazzi che mancano e poi lì ci divertiremo. Per te soprattutto che sei di Latina, quanta carica ti dà giocare tutti in casa, non più la scuola? Ma l'ho detto alla presentazione, giocare con questa maglia davanti alla tua gente, dentro il tuo palazzetto, per la tua gente è una cosa che non ti dà nessun'altra squadra, quindi è normale che forse noi riusciamo a mettere qualcosa che altri non hanno. Per il mister l'ultima, belle notizie questa sera, se dovessi trovare il primo nel luogo, comunque qualcosa da correggere vista dei prossimi impegni, cosa che non è piaciuto? Sicuramente dobbiamo lavorare sul portiere di movimento, sulla difesa del portiere di movimento, la vedo sempre tatticamente, no? Quindi perché abbiamo preso gol col Pescara, l'abbiamo ripreso adesso e non ci possiamo nascondere soltanto sulla stanchezza. È vero che la stanchezza la fa da padrone in questo momento, però dobbiamo cercare di capire e di migliorare questa situazione perché non possiamo prendere gol. È vero che lo potevamo fare, però mi scoccia e sicuramente anche il gol preso da calcio d'angolo, che è una cosa che, così come noi cerchiamo di fare tanti gol da far laterale calci d'angolo, e questo forse è il quarto o il quinto consecutivo, praticamente stiamo segnando in ogni partita, però è anche vero che prenderlo su palla inattiva scoccia un po', e quindi dobbiamo migliorare questa situazione.